partirei dall'intervento che ha fatto il nostro amico, no? Che ha parlato della nascita della SIR, rapporto Torres, che fa parte del piano di rinascita che si è abbattuto, direi, sulla nostra isola. È stato accolto con grande enfasi negli anni 60 e ha costretto, diciamo, la popolazione sarda ad abbandonare quelle che erano le attività per cui aveva attitudine: l'agricoltura, l'allevamento, l'accoglienza e quindi l'attività turistica. E a Porto Torres quindi si sono avvicendati prima Rovelli, poi Leni via via ha ridotto gli investimenti perché economicamente sul mercato non aveva più grossi spazi, ha chiuso via via impianti, ha mandato a spasso un sacco di gente. E comunque, quello che voglio dire, dopo 40 anni i nostri politici si sono posti il problema di fare un'analisi di che cosa ha significato l'industrializzazione in Sardegna? Perché prima di parlare di nuovi progetti, io credo che il buon padre di famiglia, prima di avventurarsi in un progetto nuovo, fa un'analisi di quello che ha fatto prima per capire dove ha sbagliato e quindi dove può migliorare nel progetto futuro. 40 anni di industrializzazione a Porto Torres, che cosa hanno comportato? Ricchezza? Non mi pare. Se poi consideriamo che in Sardegna abbiamo il reddito pro capite più basso d'Italia, non mi pare che la Sardegna tutta, quindi non solo la zona di Porto Torres, si sia arricchita. Quindi non ci siamo arricchiti. E posti di lavoro? Sì, forse avremmo avuto dei posti di lavoro, ma con 1500 euro di stipendio. E il prezzo che abbiamo pagato però qual è stato? Un inquinamento terribile del nostro territorio, un grave danno alla salute, che significa anche un danno economico, perché più ci si ammala, più si deve ricorrere al sistema sanitario nazionale e quindi più aumentano le spese. Quindi alla fine il bilancio, io credo che sia un bilancio assolutamente negativo. Per cui io dal politico mi sarei aspettato, dai politici locali e regionali, mi sarei aspettato un'analisi di questo genere e quindi uno studio su possibili alternative di sviluppo nel nostro territorio. Quindi parlo della Sardegna e parlo anche della zona di Porto Torres. Niente affatto. Ci propongono questa bella chimera della chimica verde. Quindi Novamont fa da testa d'ariete col suo bel progetto delle bustine biodegradabili, ma il pezzo forte del progetto non è certo la produzione delle buste biodegradabili, è la costruzione della centrale a biomasse che Eni ci vuole rifilare e che non è altro che un inceneritore, signori, perché una centrale a biomasse da 43,5 megawatt elettrici è un'enormità. Come vi ha spiegato il dottor Migaleddu, per alimentarla ci vogliono almeno 500-600 mila tonnellate annue di biomasse. Dove le troviamo queste biomasse? E lì ancora questo non ce l'ha spiegato. Noi sappiamo che ha fatto delle coltivazioni sperimentali del cardo che sono andate male. La produzione, e lì non lo dice, ufficialmente non lo dice, ma io ho avuto contatto con degli agricoltori che sono stati interessati nella Nurra a questa sperimentazione. E il raccolto è stato scarso. Tra l'altro ci sono anche problemi per la raccolta, perché un conto è utilizzare il macchinario per raccogliere il grano, un conto è raccogliere i cardi, è tutta un'altra faccenda, quindi i macchinari che abbiamo a disposizione non vanno bene. C'è poi il problema dove lo stocchiamo questo cardo, perché la raccolta... Lo dico da contadino, la coltivazione del cardo pone come primo problema consumo di acqua. Anche, certo, impoverimento del territorio alla grande, quindi cioè alla fine loro sanno benissimo che questo cardo in Sardegna non ce l'avranno, quindi o lo importano da fuori oppure
come noi pensiamo, non importa, la soluzione è quella di incenerire dei rifiuti, perché lo scopo finale io credo che sia questo. Quindi, ritornando alle considerazioni delle scelte fatte o non fatte, Eri Novamont fa i suoi interessi, ovviamente, ci propone un progetto, tra l'altro un progetto nel cui finanziamento di 1.200 milioni di euro è compreso, sono compresi anche 500 milioni per la bonifica. Ora, la bonifica è un atto dovuto, non è un investimento, cioè loro vogliono farlo passare come un investimento, ma la bonifica è un atto dovuto. Eni è inquinato, Eni deve bonificare, e di certo non ci vogliono 500 milioni per bonificare il territorio di Porto Torres. Di bonifica però nessuno parla. Beniamino Scarpa dorme sonni tranquilli, è sereno, ha dato incarico all'inquinatore di controllare se stesso, la Sindia controllata di Eni è controllato e controllore al contempo, non ha presentato nessun progetto su che tipo di bonifica vuole fare, non mi risulta che abbia fatto carotaggi approfonditi, non mi risulta che ci abbia detto per quanti anni questa bonifica deve andare avanti. Quindi della bonifica non si parla, si parla solo delle bustine biodegradabili. Perché, badate bene, negli incontri pubblici fatti a Porto Torres si guardano bene dal parlare della centrale a biomasse, parlano semplicemente del progetto di Novamont. Della centrale a biomasse evitano accuratamente di parlarne affinché nessuno possa fare domande scomode. Quindi il mio rammarico è quello di vedere una politica locale, regionale, assolutamente supina, che fa gli interessi di Eni invece che gli interessi dei cittadini. Cioè, io li ho eletti per fare gli interessi della collettività e invece vedo che fanno gli interessi di Eni. Allora mi domando, questa o è negligenza o devo sospettare che oltre alla negligenza ci sia ben altro e che quindi Eni foraggi ben bene le amministrazioni locali di Porto Torres, forse di Sassari, e anche le amministrazioni regionali, di commercialisti ad esempio, di commercialisti. E quindi, come diceva giustamente la signora, noi dobbiamo presidiare il territorio, ma soprattutto dobbiamo evitare di eleggere persone che non ci rappresentano veramente, cioè certa gente. Dobbiamo evitare di mandarla negli enti locali o in regione sapendo che faranno interessi di altri, interessi di privati e non certo interessi della collettività.